Parliamo di questa iniziativa oggi qui in Piazza Legilia a San Leone. Il vostro ordine è a disposizione della gente. Com'è andata? Oggi è la giornata mondiale della fisioterapia che ricorre come ogni anno l'8 di settembre e come ordine interprovinciale dei fisioterapisti abbiamo deciso di organizzare una giornata informativa nei confronti di tutta la cittadinanza per spiegare loro il ruolo del fisioterapista e l'importanza del fisioterapista nel sistema sanitario nazionale. Il tema nazionale di quest'anno è il mal di schiena. Il mal di schiena è una patologia purtroppo molto diffusa, ormai un italiano su tre ne soffre. E la fisioterapia e il fisioterapista svolge un ruolo determinante ed è il professionista sanitario più autorevole e accreditato per poter curare questo tipo di patologia. Ma noi, come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stiamo puntando moltissimo anche sulla prevenzione, soprattutto per ridurre anche i costi a carico del sistema sanitario nazionale. Quindi stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi al fisioterapista anche per prevenire questo tipo di patologia, non soltanto per curarla. C'è stata una richiesta in questo senso? Sì, molte persone oggi sono venute nonostante la giornata molto, molto calda, a cui abbiamo spiegato le cose che ci chiedevano relativamente alla cura del mal di schiena. Abbiamo fornito loro dei volantini informativi che spiegavano tante cose sulla prevenzione e sulla cura del mal di schiena e anche sul ruolo del fisioterapista. E abbiamo cercato di sensibilizzare i cittadini anche sul fatto di verificare, tra l'altro si può fare molto facilmente sul nostro sito internet, la reale iscrizione all'ordine del professionista a cui affidano le loro cure. La Perché malattia più riscontrata, il sintomo insomma più riscontrato qual è? Ma chiaramente il mal di Mal schiena di schiena. produce molti sintomi, può arrivare a una limitazione funzionale, può provocare anche una limitazione funzionale importante, che non è soltanto il dolore nella zona centrale della schiena, nella zona lombare, ma si può anche arrivare a un blocco articolare, quindi a non potersi più muovere per svolgere le attività della vita quotidiana. Per non parlare poi anche delle radicolopatie periferiche che può provocare una discopatia come la cosiddetta lomboscialgia, che è una Perfetto. patologia piuttosto comune, un'evoluzione un po' più grave del classico mal di schiena.